Allora, domenica ci sarà che cosa? Buonasera. Allora, domenica 17 alle 18.30 presso il Museo Storico Archeologico di Nola farò la presentazione del mio libro Assi Sconnesse nel contesto della rassegna che ogni anno si svolge a Nola di Settembre Arte e Cultura, e sono particolarmente chiaramente lusingato e felice di questo invito avuto dal dottor Buonauro, sindaco di Nola, che veramente mi gratifica molto e riconosce probabilmente il mio impegno, ecco, diciamo così, in campo culturale, in campo scrittorio, e quindi sono fiero di poter far parte per una serata di queste belle iniziative che offriamo, si offrono al popolo di Nola. Voglio aggiungere anche un'altra cosa, questo è un aspetto molto importante per me, lo apprezzo doppiamente perché è un momento in cui, e ne ho fatto anche oggetto di un post di questa mia considerazione, è un momento in cui c'è una sorta di isolamento politico da parte del isolamento più che altro, diciamo che la maggioranza è soggetta un po' a degli attacchi, alcuni anche pretestuosi, che però io, ecco, sul piano etico, professionale, artistico non condivido. Io ritengo che la politica del territorio debba essere sì oggetto, perché no, di dibattiti, di scontri e quant'altro, però quando si scade in argomenti di bassa lega io mi dissocio, e quindi per me in questo momento, tra l'altro, ecco, voglio dire, esporre qual è il nesso di questo discorso che facevo con l'attività culturale. In questo momento è una sorta di periodo di vacatio, tant'è vero che il sindaco in questo periodo, avendo proposto o ricevuto, non so bene, le dimissioni dell'assessore alla cultura uscente, la dottoressa Elvira Caccavale, ha assunto sulla sua persona, come si è soliti fare per legge, ad interim la carica di assessore alla cultura. Quindi mi sembra doveroso per tutte, io ho lanciato un appello pubblico che ribadisco in questa intervista, di cui ti ringrazio, lancio un appello pubblico perché tutti gli operatori artistici, culturali del territorio devono fare lega in questo momento. La politica non può essere messa in stand-by per motivi di opposizione ideologica, partitica o di schieramento. Per cui io ritengo doppiamente utile, valido e perché no, entusiasmante questa mia partecipazione, a dimostrazione di una onestà intellettuale che dovremmo avere un po' tutti, perché noi rendiamo merito non al nostro primo cittadino, ma alla cittadinanza tutta, al nostro territorio, che deve riprendere il lustro che le compete.